Simone, allora, la memoria di tuo fratello non ha pace, viene tirata in ballo per una cosa molto spiacevole. Sì, esatto. Ci è arrivata, come dicevo, questa intimazione al pagamento di fornitura di energia elettrica a nome di mio fratello, che è deceduto 3 anni fa in un incidente. Tutte utenze aperte e chiuse a Somma Vesuviana da una persona X che ha usato le sue credenziali. E ha aperto utenze a nome di tuo fratello? Chiuse, sì, sì, ma le aperte e chiuse nel giro di un mese tutte. Siete riusciti però, grazie all'Enel, a risalire a questo furto di identità, perché poi alla fine è un furto di identità. Siamo andati al Pontello del Difano, grazie a una loro referente, siamo riusciti ad avere dei documenti con cui il tizio ha aperto queste utenze, con tanto di documento visibilmente falso, come ha dichiarato poi anche i carabinieri al lato della nostra denuncia, sporta. E adesso ci sono le indagini in corso, vediamo. E questa è la carta d'identità che vi hanno fatto vedere alla... Sì, che hanno stampato gli all'Enel, e ci hanno detto che è il documento con cui il signore ha inoltrato le pratiche per aprire i contratti. Questo è tuo fratello? Assolutamente no. Assolutamente no. Anche si intravede, ma non è. Non è, e però i dati riportati sono qui. I dati riportati sì, perché nome e cognome, data di nascita e comune di nascita. Non coincide l'atto di nascita, però poi la residenza, certo, è tutt'altra. Tutt'altra. Perché non è possibile? Perché diciamo che i contratti, perché sono stati fatti dopo il decesso. Dopo la sua morte, comunque sia, in un comune che noi neanche in cartolina abbiamo visto. I carabinieri hanno accolto la tua denuncia, adesso faranno le loro... Ho fatto il nome di mia madre e fanno le indagini di concerto con i colleghi di Napoli o Campani che sia. Voi avete detto a lei, immagino, che non avete nulla a che vedere con tutto ciò, e quindi il pagamento... Disconosciamo appunto i pagamenti che ci vengono imputati e aspettiamo. Vi ha lasciato un po' la mare in bocca questa storia? Assolutamente, diciamo. Sì, perché ha aperto delle ferite, soprattutto su mia madre, che si è vista ricapitare questa cosa di punto in bianco. Bene, adesso è tutto congelato però, chiaramente. Sì, assolutamente sì, questa intimazione scadeva oggi, ma noi abbiamo bloccato con la denuncia e aspettiamo e speriamo. E speriamo soprattutto che il nome di tuo fratello non venga toccato con queste cose, e solo ricordato per quello che era, giustamente. Esatto.